le vostre famiglie, state con i vostri figli, ricordatevi la tradizione che è nata alle porta, grazie per aver messo il presepe in vetrina all'ingresso della sede di Fratelli d'Italia, perché noi siamo molto sempre fieri delle nostre tradizioni e della nostra identità. Lo sanno tutti, io sono Giorgia, sono madre, sono cristiana, sono italiana. Non rinuncia al suo cavallo di battaglia Giorgia Meloni, che giovedì a Imola ha brindato con i suoi sostenitori facendo gli auguri per Natale e per l'anno nuovo. 2020, anno della rinascita per l'Emilia Romagna, così l'ha definito la leader di Fratelli d'Italia, che dopo Imola si è trasferita a Forlì, accompagnata da Galeazzo Bignami e poi dai sindaci di centrodestra Gianluca Zattini e Roberto Canali. Siamo pronti a governare questa regione, ha detto la Meloni. Siamo un movimento che oggi può fare la differenza e se vinceremo ci sarà un cambiamento anche a livello nazionale. Intende che l'Emilia Romagna può avere molto di più. Si intende che è una regione che per carità va meglio di altre, ma non grazie al PD, semmai nonostante il PD. Si intende una regione attenta alle imprese, perché questa è la regione d'Italia dove nel 2018 ha chiuso il maggior numero di imprese artigiane. Si intende una regione sicura, perché l'insicurezza sta dilagando, lo vediamo dalla cronaca quotidianamente. Si intende una regione a misura di famiglia e nella quale di famiglia non si parli solo per le vicende legate a Bibbiano. Si intende una regione che possa tornare a essere una vera e propria locomotiva d'Italia.